Ciao e benvenuti o bentornati sul canale. Come probabilmente sapete se avete visto il video precedente, il wrap up tematico con gatti protagonisti, sapete che sapete più o meno di che cosa parla la lettura che farò oggi. In ogni caso, prima di vedere questo video, vi consiglio di andare a vedere almeno l'intro del video precedente, perché la breve lettura che faccio serve poi per capire meglio un po' i personaggi che ci sono in questa storia. In realtà credo che sia tranquillamente comprensibile anche senza quell'intro, ma sicuramente si capisce meglio il legame che c'è tra i diversi personaggi. Noi siamo la gente e questa sera parliamo tutti insieme dei fatti di tutti. Noi siamo la gente. Assorti nell'antico rituale, i gatti oscillavano lentamente da una parte all'altra. Mostrazzanne iniziò a raccontare la storia. Ai tempi della giovinezza della terra, quando alcuni dei primi nati si mostravano ancora su queste terre, la regina Occhio di Seta, nipote di Fela Danza in Cielo, regnava nella corte di Arar. Era una buona regina, la sua zampa era pronta a soccorrere la gente, così come il suo artiglio era rapido nel colpire i nemici. Suo figlio, ecco il reggente, era il principe Nove Uccelli. Era un gatto enorme, potente in battaglia, facile alla collera e gonfio d'orgoglio in tutti i suoi anni di gioventù. Al rito del nome fu raccontata la storia di come, ancora cucciolo, egli avesse sterminato un branco di storni con un solo colpo dei suoi artigli. Fu così che fu nominato Novi Uccelli e la fama della sua forza e delle sue imprese si propagò tutt'intorno. Erano trascorse molte estati dalla morte di Vento Bianco e nessuno di coloro che a quei tempi vivevano alla corte aveva mai visto alcuno dei primi nati. Zampa di Fuoco vagava in solitudine da generazioni e molti pensavano che fosse morto o che fosse andato a raggiungere in cielo suo padre e sua nonna. Mentre i racconti sulla forza e sul coraggio dei Nove Uccelli cominciavano a passare di bocca in bocca tra la gente e mentre il Nove Uccelli cominciava a prestare ascolto a quegli ignobili che sempre s'appiccicano alla grande gente, egli cominciò a vedere dentro di sé la grandezza dei primi nati. Un giorno si sparse la notizia nel mondo della foresta che Nove Uccelli non si accontentava più di essere principe al fianco di sua madre. Fu indetto un incontro al quale tutta la gente doveva correre da ogni dove per banchettare, cacciare e giocare, nel corso del quale lui avrebbe assunto il mantello di Arar, che Tanglur, Zampa di Fuoco, aveva dichiarato sacro e destinato soltanto ai primi nati, e si sarebbe dichiarato il re dei gatti. E così venne quel giorno e tutta la gente si riunì alla corte. Mentre tutti saltavano, danzavano e cantavano, Novi Uccelli crogiolava al sole il suo grande corpo con lo sguardo rivolto al cielo. Infine si alzò e prese la parola. Io, Novi Uccelli, per diritto di sangue e di zampa, mi presento oggi davanti a voi per assumere il manto della sovranità, che per tanto tempo non è stato indossato. Se nessun gatto ha qualche motivo da addurre per cui non dovrei prendere su di me questo antico fardello. In quel momento si udì un rumore tra la folla e un gatto molto vecchio si levò in piedi. Il suo mantello era tutto cosparso di grigio, soprattutto sulle zampe, e il suo muso era bianco come la neve. Tu vuoi assumere il manto per diritto di sangue di zampa, principe Novi Uccelli? Domandò il vecchio gatto. Lo voglio, rispose il grande principe. Per quale diritto di sangue tu rivendichi la sovranità? Domandò ancora il vecchio baffo bianco. Per il sangue di Fela Danza in Cielo, che scorre nelle mie vene, vecchio sdentato amico di squittenti, replicò Novi Uccelli accalorandosi, e si erse da dove era accovacciato. Tutta la gente radunata mormorava eccitata mentre Novi Uccelli si incamminava verso il Wakatme, il seggio di tronco d'albero sacro ai primi nati. Davanti a tutta la gente riunita, Novi Uccelli elevò la sua lunga coda e annaffiò il tronco d'albero col suo segnale di territorio. Seguirono altri mormorii d'eccitazione, poi il vecchio gatto si fece avanti trotterellando. O principe, tu che vorresti essere re dei gatti, esclamò il vecchio. Forse per sangue qualche dito, ma che dire della zampa? Vorresti combattere in duello per il manto? Certamente, rispose il Novi Uccelli con una risata, e chi si opporrà a me? La folla roteava gli occhi alla ricerca di qualche valido sfidante in grado di combattere col possente principe. Io, rispose semplicemente il vecchio, e la folla sibilò per la sorpresa e inarcò le schiene. Ma Novi Uccelli si limitò a ridere di nuovo. Vai a casa, vecchio mio, e combatti con gli scarafaggi, replicò. Il re dei gatti non può essere un codardo, dichiarò il vecchio gatto. A queste parole, Novi Uccelli lanciò un urlo di collera e balzò avanti, sferrando la sua enorme zampa contro il muso grigio del vecchio. Ma questi, con sorprendente agilità, si scansò da parte e colpì con una zampata la testa del principe, che rimase intontito per qualche attimo.
Allora cominciarono a darsi battaglia apertamente e la folla quasi non credeva all'agilità e al coraggio del vecchio gatto, che si opponeva a un così grande e gagliardo combattente. Dopo qualche tempo si avvinghiarono e lottarono corpo a corpo, ma anche se il principe lo azzannò al collo, il vecchio sollevò le zampe posteriori per graffiarlo e Novi Uccelli rimase sorpreso fin sotto il pelo che quel vecchio macilento potesse fargli tanto male. «Hai perso un po' del tuo pelo, principe», osservò il vecchio. «Vuoi rinunciare alle tue pretese?» Infuriato, il principe ritornò alla carica e ricominciarono a combattere. Il vecchio afferrò allora la coda del principe tra i denti e quando questi tentò di voltarsi per colpirlo sul muso, il vecchio gliela strappò di netto dal corpo. La gente soffiava di stupore e di sgomento mentre Nove Uccelli roteava sanguinante su se stesso per poi affrontare di nuovo il vecchio gatto, che era a sua volta ferito e ansimante. «Hai perduto il pelo e la coda, o principe. Non vuoi rinunciare anche alle tue pretese?» Impazzito dal dolore, Novi Uccelli si avventò contro il vecchio e i due ripresero a combattere, soffiando e scambiandosi colpi, tra gocce di sudore e di sangue che luccicavano al sole. E alla fine lo sfidante conficcò i posteriori del principe Novi Uccelli sotto una radice del vacasme. Quando si posò la polvere, un brivido d'emozione corse tra gli spettatori. Nell'ultimo scontro, dal mantello dello sfidante si era liberata una gran quantità di polvere bianca. Il suo muso non era più grigio e le sue zampe splendevano del colore della fiamma. «Ora mi vedi rivelato, Novi Uccelli», dichiarò. «Io sono Tanglur, zampa di fuoco, figlio di Arar, ed è per mio volere che non esiste un re dei gatti. Tu sei un gatto coraggioso», proseguì, «ma la tua insolenza non può rimanere impunita». Detto ciò, Zampa di Fuoco afferrò il principe per la collottola e lo scrollò, tenendone il corpo e le zampe posteriori finché non furono 3 volte più lunghe del normale. Poi strappò fuori il principe da sotto la radice dell'albero e dichiarò: «Senza coda e senza pelo, lungo e deforme ti ho trasformato. Vattene ora e non ritornare mai più alla corte di Arar, tu che ne avresti usurpato il potere. Ma questa sorte ti riservo. Tu devi continuare a servire qualsiasi membro della gente te lo comandi. E così sarà di tutti i tuoi discendenti, finché non libererò la tua progenie da questa maledizione». Detto ciò, il nostro signore Tanglur se ne andò. La gente scacciò il deforme Novi Uccelli chiamandolo Uomo, che significa uscito dalla luce del sole. E da allora, ancora oggi, lui e tutti i suoi discendenti continuano a trascinarsi sulle zampe posteriori, perché quelle anteriori dell'uomo sono state scostate troppo perché possano toccare il suolo. Novi Uccelli, l'usurpatore punito dal primo nato, fu il primo dei grossi. Costoro hanno servito a lungo la gente, riparandoci dalla pioggia e nutrendoci quando la caccia non è fortunata. E se ora alcuni di noi servono l'uomo caduto in disgrazia, questa è un'altra storia da rimandare a un altro incontro. Perché noi siamo la gente e questa sera parliamo tutti insieme dei fatti di tutti. Noi siamo la gente. Io spero che questa lettura vi sia piaciuta. Mi dispiace per la voce, purtroppo, come vi ho detto nell'altro video, sto registrando nello stesso giorno, ovviamente. Purtroppo ho un mal di gola tremendo e questo limita notevolmente le mie capacità, di dialogo, di parlare. In ogni caso, anche per questo video è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!